Salve a tutti! Con il video di oggi iniziamo un nuovo argomento di studio che riguarderà appunto la progettazione dei trasformatori di potenza in alta frequenza. Questo studio si rende necessario in quanto nei progetti che sto realizzando in questi giorni è previsto l'utilizzo di questo componente. Ed essendo che ancora non lo abbiamo incontrato, è giusto fare una trattazione teorica prima di passare alla progettazione pratica. Ma partendo dall'inizio, com'è che vengono realizzati questi trasformatori? In pratica si utilizzano gli stessi nuclei che si utilizzano per gli induttori e che abbiamo già visto nei precedenti video. Quindi qui sulla sinistra ho riportato due di questi nuclei, uno già chiuso, quindi come si può vedere è fisso e bisogna aprire queste linguette per estrarre il nucleo, quindi si trova già nel suo coil former, mentre quest'altro l'ho aperto per far vedere che appunto si tratta dello stesso componente che abbiamo già utilizzato quando abbiamo studiato gli induttori. Quindi l'unica differenza è che invece di essere presente un solo avvolgimento, ne sono presenti due e quindi questo accoppiamento fa appunto nascere quello che viene definito trasformatore in alta frequenza. Ora, partendo dalla definizione classica di trasformatore, questo oggetto altro non è che l'insieme di due induttori che sono accoppiati, quindi che sono avvolti sullo stesso nucleo e che presentano un accoppiamento magnetico. Quindi sul primario, in questo caso, troviamo il nostro generatore di tensione che sarà un generatore di tensione alternata, quindi in questo caso supponiamo sinusoidale, mentre sul secondario sarà presente il carico da alimentare. E da teoria sappiamo che si definisce N, ovvero rapporto spire, la relazione data da numero di giri di primario diviso il numero di giri di secondario. Se fossimo in un mondo ideale, avremmo che il circuito equivalente di questo trasformatore sarebbe quello riportato in figura qui sotto. Quindi avremmo ancora la nostra sorgente di tensione alternata e poi avremmo il carico che è presente sul secondario, riportato al primario, ma moltiplicato per un fattore di trasformazione che è uguale a n al quadrato, quindi al rapporto spire al quadrato. E quindi, come si può vedere, il circuito equivalente risulta essere abbastanza semplice e banale. Purtroppo, però, noi non ci troviamo in un mondo ideale. E quindi quello che succede è che nella realtà ci sono delle differenze rispetto al caso ideale. E quindi, rispetto allo schema del trasformatore ideale, abbiamo che nel trasformatore reale sono presenti diverse voci di induttanza. Quindi troviamo l'induttanza di magnetizzazione del primario,
l'induttanza di magnetizzazione del secondario e queste sono mutuamente accoppiate, però troviamo anche la presenza di induttanze parassite, quindi l'induttanza parassita, quindi la leakage di primario, e l'induttanza parassita di secondario, quindi la leakage di secondario. E queste sono presenti in quanto non tutto il flusso magnetico degli avvolgimenti dell'induttore si concatena con il nucleo, ma una piccola parte si concatena nell'area libera e quindi abbiamo che come conseguenza vi è la presenza di queste induttanze di leakage. E quindi il circuito equivalente di un trasformatore reale risulta sostanzialmente diverso da quello di un trasformatore ideale. Infatti abbiamo che in serie al generatore di tensione alternata troviamo l'induttanza di leakage di primario e poi in parallelo troviamo questi due rami. Quindi qui abbiamo l'induttanza di magnetizzazione del primario e qui invece abbiamo quello che era il ramo di secondario riportato al primario, quindi sempre il carico moltiplicato per n al quadrato, e anche il valore dell'induttanza di leakage deve essere rapportata al primario e quindi anch'essa viene moltiplicata per n al quadrato. Questo circuito ha delle differenze concettuali molto importanti rispetto al trasformatore ideale e che sostanzialmente si possono raggruppare in quattro considerazioni fondamentali. Le prime due riguardano il comportamento del circuito quando non è inserito nessun carico al secondario oppure quando il secondario viene messo in cortocircuito. Nel caso in cui non vi sia nessun carico, nel caso precedente avevamo che la corrente che circolava nel circuito era pari a zero, cosa che invece non avviene qui, perché abbiamo questo ramo che va a chiudersi con questa maglia sul generatore e quindi scorrerà sempre una corrente in questo circuito, che nella precisione viene indicata come corrente di magnetizzazione proprio perché va a passare attraverso l'induttanza di magnetizzazione del primario. Nel caso invece in cui il secondario viene messo in cortocircuito, abbiamo che nel caso precedente nel circuito passava una corrente di valore infinito, mentre in questo circuito la corrente viene limitata dalla presenza dell'induttanza di leakage di primario e dell'induttanza di leakage di secondario. Le altre due considerazioni invece riguardano le induttanze del trasformatore. La prima è che, come si può notare, una induttanza presente sul lato del secondario apparirà n al quadrato volte più grande sul lato del primario. E seconda considerazione, abbiamo che tutta la corrente che scorre in questo circuito passa per questa induttanza, quindi per quella che è la leakage del primario. E queste due ultime considerazioni pongono un grosso limite a quella che è poi la massima potenza che è possibile erogare con questo circuito. E quindi tradotto
a quella che è la massima potenza che un trasformatore può trasferire dal primario al secondario. Questi concetti risultano essere molto teorici, però risulteranno di fondamentale importanza per quello che sarà poi il seguito di questo studio e che saranno quindi alla base di tutti i prossimi video che saranno realizzati su questo argomento. Quindi, che cos'è che vedremo nel corso di questo studio? Che cos'è che bisogna progettare in un trasformatore ad alta frequenza? Per rispondere a queste domande, quello che dobbiamo sapere di un trasformatore è quando valgono le induttanze di leakage e le induttanze di magnetizzazione del primario e del secondario e soprattutto per che tipologia di convertitore deve essere utilizzato. Infatti, a seconda se si tratta di una topologia ad energy storage, quindi come è ad esempio il flyback, oppure di una topologia ad energy flow, come ad esempio il forward o il convertitore a mezzo ponte, il dimensionamento del trasformatore seguirà delle leggi diverse. Inoltre, durante la progettazione, bisogna anche prevedere quelle che saranno le perdite durante il suo funzionamento, che risultano essere perfettamente identiche e con le stesse cause di quelle che sono state incontrate durante la progettazione degli induttori di potenza. Quindi incontriamo anche questa volta le perdite nel nucleo causate dall'isteresi, le perdite nel filo causate dall'effetto pelle e le perdite nel filo causate dall'effetto di prossimità. Per quanto riguarda il calcolo delle prime due, queste non hanno nessuna differenza con quelle di un induttore, quindi farle sarebbe una ripetizione di una cosa che è stata già fatta sul canale. Per quanto riguarda invece le perdite di prossimità, queste ci sono causate dallo stesso principio fisico, ma calcolarle risulta davvero troppo impegnativo. Infatti, quello che si fa a livello professionale è utilizzare dei software agli elementi finiti per la stima di queste perdite, perché mentre in un induttore abbiamo un solo avvolgimento e il campo magnetico aumenta dalla spira più esterna alla spira più interna dell'avvolgimento, quello che succede qui invece è sostanzialmente diverso. Infatti abbiamo più avvolgimenti avvolti uno sopra l'altro e generalmente i flussi di corrente di questi avvolgimenti non sono in fase. Quindi ad esempio immaginandosi un convertitore a mezzo ponte avremo che la corrente sul secondario è in controfase con quella del primario e quindi avremmo fra i vari avvolgimenti una sottrazione del flusso magnetico e quindi risulta un fenomeno altamente puntuale nel senso di strato in strato che risulta davvero difficilmente analizzabile con formule analitiche. Molto bene, quindi questo era tutto ciò che bisognava dire per quanto riguarda l'introduzione a questo studio e quindi nei prossimi video andremo a vedere punto per punto come questi argomenti verranno affrontati. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!